Buongiorno a tutti e bentornati nella mia cucina tutta rosa. Qui per voi sempre Jess e direi di partire subito con una rubrica super speciale, ricordo d'infanzia. Allora, qui penso di riuscire a entrare nell'infanzia di molti, perché questo, per esempio, parte da un piatto che poi sono i fiori di zucca fritti, che a me mi riportano indietro di tanti Natali dove mia nonna mi metteva lì con lei ad aiutarla a friggerli, dove poi, insomma, da questo ricordo sono andata a fare un altro piatto e quindi farò un risotto con fiori di zucca ed alici. Quindi, allora, questi sono tutti gli ingredienti, quindi ovviamente il riso carnaroli che è il migliore, penso, sul mercato per poter fare un buon risotto, dei fiori di zucca, alici sottosale o sott'olio, mozzarella, burro, parmigiano reggiano grattugiato, vino bianco, del brodo vegetale, mi raccomando, fatelo voi in casa, non comprate quello già fatto, sale, pepe e olio per friggere. Allora, come ben sapete, appunto, perché olio per friggere? Perché di base il fiore di zucca è fritto, soprattutto qui a Roma. Noi facciamo così: abbiamo il nostro fiore di zucca, mettiamo il pezzettino di mozzarella, un po' di alice e tac nell'olio e friggiamo. Invece, io ho voluto un po' rivisitare questo mio ricordo in un primo piatto, come vi ho detto. Quindi partiamo con mettere il riso a tostare. Nel mentre che si tosta, accendiamo comunque, taglieremo la mozzarella, quindi e poi staremo dietro ovviamente al nostro riso. Perché prima andremo a sfumare con del vino bianco, dopodiché mettiamo il brodo perché comunque gli dà la sostanza e quindi la possibilità di andare a cuocere, perché poi di base quando chi non fa il risotto, diciamo saltato così, risottato, si mette l'acqua, quando bolle buttiamo il riso, oppure c'è chi anche fa il riso direttamente immergendolo nell'acqua già fredda. Quindi diciamo che ognuno ha poi il suo modo di fare il risotto, ma fatto in questa maniera, come vi ho detto ormai da tanti mesi a questa parte, secondo me io l'ho provata in tutti questi modi, proprio per sperimentare, cercare di capire la differenza delle cotture. Questa è secondo me la migliore e anche quella un po' più veloce. Che di solito anche un po' la pasta, cioè si tende a metterla, poi c'hai il timer, ogni tanto la vai a controllare, poi ritorni, te ne vai, però ecco, stare lì dietro a mettere vino che sfuma, poi man mano il brodo che comunque quando si asciuga devi rimettere, ti dà la sensazione che il riso sia pronto più velocemente. Sentite come sta scoppierellando così, scoppiettando questo riso, vuol dire che i chicchi si stanno tostando. Controlliamo. Si deve leggermente, ma proprio leggermente dorare. Mi raccomando, non si deve né attaccare e né diventare marrone scuro, perché là vuol dire che il chicco è bruciato. Aumentiamo leggermente e accendo anche l'olio per friggere i nostri fiori. Quindi inizio già a scaldarlo leggermente e poi si sente quando è comunque quasi pronto il riso, perché a parte che è un po' salterella, ma è anche un buon profumo, sinceramente.
Ecco, vedete, si sta muovendo. Ok, è abbastanza dorato, quindi vino. Facciamo sfumare bene. E nel mentre sciacquo anche i fiori. Abbasso la fiamma. Parto con il brodo. E rialzo la nostra fiamma, quindi fuoco medio-alto. Perfetto. Allora, con un padellino piccolino invece metto un po' di olio d'oliva, le alici o acciughe, insomma, quello che trovate o che preferite. Accendo il fuoco. Questa non la legge. Facciamo il contrario. Ok, ora controllate sempre tutto quello che avete sul fuoco, eh. Qua iniziamo a ammorbidire e a schiacciare le alicette. Da qua dovremo ricavarne, diciamo, una salsettina. Metto anche qui un po' di brodo. E darà la nostra, diciamo, nota salata al piatto. Quindi questo poi ci darà sicuramente l'aroma dell'alice o dell'acciuga, ma non si vedranno. Quindi mi raccomando, spezzettatele bene. Appena pronto, andremo a mettere tutto il nostro composto qui, insomma, la nostra cremina all'interno del riso.
Poi se vi piace anche grossolano potete lasciare anche qualche pezzettino, eh. Bene. Abbassiamo. Questo lo spengo. E mettiamo un altro po' di brodo. Una volta messo anche il brodo, rialziamo. Ricordatevi che il risotto verrà comunque sempre mantecato col burro, perché sennò non è un risotto. E verso fine cottura andremo a mettere anche i pezzettini di mozzarella e il parmigiano, quindi per renderlo esattamente come l'interno di un fiore di zucca, bello filante. Controlliamo l'olio, perché it's time to fry. Allora, controlliamo pure bene l'interno, che se c'è il fiore lo andiamo a staccare. Consiglio 1/2 fiori per porzione di riso. E se volete potete anche spadellarne alcuni tagliati a fettine sottili all'interno del risotto. Oppure li friggete, poi li tagliate e li andate a posizionare sempre sopra, una volta tagliati e fritti. Queste puntine che sono un po' fastidiosette e sempre il fiore che è all'interno, se riesco ad aprirlo. Ok. Era un po' complicato. Perfetto. Adesso li vado ad immergere. E aggiungiamo anche un altro po' di brodo. Al nostro risotto. Allora, uno lo faremo di prova. No, ok. Su un piatto mettiamo sempre carta assorbente per asciugare l'olio in eccesso del fritto. Schiumarola e raccogliamo. Questo rumore è bellissimo.
Allora, intanto inizio a mettere un po' di burro. Nel riso. Che ci dà anche quella cremetta gustosa. Gli vado ad abbassare anche leggermente la fiamma. E qui invece la nostra prova è andata abbastanza bene. Quindi ora che l'olio è veramente caldo possiamo immergere. Siamo quasi arrivati alla cottura del risotto. Gli ultimi ovviamente questi non contengono pastella o farina sopra, quindi la frittura avviene letteralmente in modo più, dobbiamo usare il termine naturale, anche se comunque il fritto non è mai così, diciamo, naturale o light, però. Allora, parmigiano, altro burro, andiamo al nostro risotto. Aumentiamo leggermente. E parmigiano. Ok. Riso pronto. Prendo un piatto. Che non si spegne più. Ok. Questo ci serve per dopo. Allora. Questo è pronto. Ultimo fiore di zucca. Per chi voleva la puntata ASMR, questa è la puntata. Allora, un piatto. Poi, coppa pasta.
che non lo trovo. Eccolo. Partiamo con il riso. Qua spengo, è pronto. Cerchiamo di livellare bene. Devo stare attenta che non voglio sporcare questo piatto. Ok. È bollente, già che regge già è tanto. Allora, mettiamo un po' di parmigiano. Poi cubettini di mozzarella. Ok. Poi, che se volete potete tranquillamente anche sciogliere all'interno della padella, cioè dipende da voi. Così, bello aperto. E poi è pronto. Se volete, come vi ho già detto, potete una volta friggere, una volta che avete fritto i fiori, potete, diciamo, aprirlo così e spezzettarlo all'interno del risotto insieme a la mozzarella tagliata a cubetti. Quindi fate tipo così. E poi mettete qualche cubettino all'interno della padella ancora calda. E poi lo mangiate. Io assaggio subito. Che buono. Allora, è una roba pazzesca, cioè si sente tutto il crunch del fiore di zucca fritto, cioè è spaziale, spaziale.
Merita tanto. Allora, questo è il mio ricordo di infanzia tramutato in un primo piatto, quindi fiori di zucca fritti alla romana come risotto. Vi rileggo tutti gli ingredienti per effettuare questa ricetta, quindi riso carnaroli, fiori di zucca, alici sotto sale o sott'olio, mozzarella, burro, parmigiano reggiano grattugiato, vino bianco, brodo vegetale, sale, pepe e olio per friggere. Allora, prendiamo possiamo anche arricchire il nostro impiattamento con dei petali. Perfetto. Eccolo qui. Guardate che bello. È stupendo. Ecco, una cosa che adesso assaggiando è da solo il fiore ovviamente andrebbe salato, ma già con la salsina di alici barra acciughe, perché poi decide quello che trovate o che vi piace, sicuramente non hanno bisogno di sale. Come sempre, grazie di avermi seguito. Noi ci vediamo domani con un nuovo fuori menù, sempre a mezzogiorno. Vi mando un bacio e buon pranzo a tutti. Ciao!